questo era Tutto da rifare di Gianni Motta, il nostro cantautore dello Spazio Emergente di oggi. Sono le 13.49, sempre in diretta su Radio Popolare Roma, lo Spremi Agrumi manuale di resistenza universitaria. Sono ancora qui con il mio carissimo Marco e con appunto il cantautore Gianni Motta. Io ci sono, Gianni ci sei? Sì. Ecco, ci siamo ancora tutti. Gianni, sei la risposta napoletana, scusati, napoletana perché sento dall'accento che sei campano, no? Sì, sì, sono campano. Esatto, quindi sei la risposta napoletana a Piero Pelù. Sì, ti dico, se la tua canzone la mandi a Piero Pelù, lui te la canta. Però ecco, sarei più cantala a te. Tiendere strette, sono no, depositate. Però il genere, vero? Mi ricordava un po' le tonalità di Lit Fibba. Io poi non capisco. Guarda che però poi, quando capisco. Ma sei, no, comunque io sono fiorentino, quindi Piero Pelù lo conosco bene, insomma, a livello di sonorità. Vabbè, senti, vai, ora lasciamo stare queste stupidaggini che stiamo dicendo. Senti Gianni, racconta un attimo, dici un attimo i tuoi space ufficiali, il tuo sito, insomma, nel caso che appunto qualcuno interessato voglia risentirti. E se ce ne sono alcune date dove ti esibirai? Ovvio. Allora, il mio space è www.myspace.com/GianniMott, senza la finale, perché quando ho fatto l'account, insomma, c'era un altro DJ, quindi non me la convalidava. Quindi Gianni Mott senza la finale. Ah, che fregatura, vabbè. Io mi sarei arrabbiato parecchio. Vabbè. Anche lui è Matteo Mendun. No, io per fortuna il mio cognome è più, insomma, è meno frequente, ecco, è più raro. Senti, niente, allora noi ti ringraziamo e no, appunto, ci sono delle date, Napoli, allora, Parigi, Londra. Prima, siccome ho smesso la corsa frenetica ai produttori e ho abbandonato un certo tipo di discorso, adesso diciamo il mio progetto è, siccome queste canzoni, compresa questa che hai ascoltato, appartiene un po' alla produzione un po', diciamo, di qualche anno fa, ho tantissimi altri brani nuovi che vorrei realizzare. Sono in cerca appunto di una band fissa per realizzare nuove cose e magari rifare anche un po' le canzoni vecchie per dare un sound un attimino un po' più, anche più rock, dargli un arrangiamento nuovo, insomma. Sì, perché insomma le ho realizzate qualche anno fa, quindi sono frutto di come mi sentivo all'epoca. Adesso mi sento un po' diverso, quindi vorrei un attimino cambiare un po' tutto, modificare, non cambiare, certo. Comunque resto sempre io, e fare altri pezzi nuovi e soprattutto trasferirmi da Napoli, perché voglio andare via. No, comunque io lo capisco, perché penso che un cantautore magari scrive delle canzoni qualche anno prima, poi avviene tutta una sorta di maturazione, anche cambiano i gusti musicali, certo. di come vedere il mondo, e quindi magari uno vuole andare anche alla ricerca di nuovi ritmi, di un nuovo sound, al tempo stesso magari riportare le canzoni vecchie al sound che uno sta ottenendo ora o che vorrebbe ottenere, insomma, certo. In futuro. E speriamo che questi nuovi sound porteranno più fortuna al nostro Gianni. Scusa, volevo mandare un appello, visto che probabilmente, forse guarda caso, mi trasferirò proprio a Roma, magari lancio un appello che se nel caso ci sia qualcuno disponibile a formare un gruppo, una band, una situazione di canzoni magari inedite, se magari mi può contattare, perché ti in esclusiva magari, e tanto Roma. I tuoi contatti li saranno anche sul nostro blog.blogspot.com. quindi appello di Gianni Motta, troviamo la band a Gianni Motta. La voce quindi... c'è, mancano gli strumenti adesso. Esatto, va bene, quindi niente, ti ringraziamo Gianni per essere stato con noi, ti auguriamo un in bocca al lupo per tutto, a presto. Ciao Gianni. Grazie a voi, ciao ragazzi. Gianni, ciao, un abbraccio forte, grazie. Ciao. Ciao.